Si può dire che la tua è una poesia che cerca molto la trasparenza, la limpidezza rispetto a stagioni di decenni precedenti invece erano caratterizzate da una ricerca più intellettuale, uno scavo sulla parola? Ma sicuramente, diciamo, la comprensibilità e l'accessibilità sono tra le cose che più cerco nella mia poesia. C'è la famosa formula sabbiana di poesia onesta, che per me può essere intesa in due modi: da un lato la poesia onesta, che cerchi di essere più possibile aderente ai propri sentimenti, sensazioni e pensieri; dall'altro una poesia che permetta un giudizio sereno da parte del lettore. Tu sei laureato in filosofia, quindi sei anche abituato a dialogare molto con lo spirito di autori che ci hanno preceduto. Questa attitudine così alla pensosità ti aiuta anche dal punto di vista della creazione del verso? Ma sicuramente, diciamo, per un caso parlavo prima con mia madre, mi sembra che io qualsiasi discussione pratica cerco di portarla ai massimi sistemi, e mi rimproverava questo, insomma, così al telefono. A parte gli scherzi, comunque sì, sicuramente la mia poesia, io non sarei mai in grado di scrivere un saggio di filosofia solo teorico, però nella poesia quello che cerco di fare è saldare alcune mie esperienze personali a un pensiero più ampio, appunto questo processo, non so, possiamo chiamarlo induttivo, non so. Senti, quali modelli allora? Ma diciamo, il mio modello sommo e massimo nella tradizione italiana è sicuramente Leopardi, che fa proprio questo tipo di pensiero raziocinante, che fu anche uno degli oggetti di contestazione da parte del gruppo 63, qui io riconosco una funzione di rottura, ma ritengo che abbiano fatto anche molti danni, forse superiori ai benefici. E tra i poeti che amo molto c'è, tra gli esteri, Robert Frost, che in Italia non è apprezzato quanto forse dovrebbe, e il mio poeta del cuore è Guido Gozzano. In una celebre lezione oxfordiana, Chomusini parlò di riparazione della poesia in senso di genitivo soggettivo e oggettivo. C'è però qualche cosa che la poesia può fare anche. Ormai sono passati tempi in cui ci si illudeva di cambiare il mondo col verso, però forse si può cominciare a cambiare i cuori del lettore per partire. Ma ecco, io appunto comincerei proprio da un riavvicinamento al lettore. Ora molti lettori sono in soggezione, hanno paura della poesia, dicono: ah, scusami, ma io la poesia non la capisco. E in realtà loro non capiscono alcune poesie. Invece di dire io questa poesia non la capisco o queste tre poesie non la capiscono, generalizzano in modo indebito. Invece tutti hanno una poesia che amano, anche se hanno un verso di una canzone che gli risuona, ma perché gli piacciono quelle parole al di là della musica. Insomma, quella funzione non è mai morta, e credo che il compito adesso dei poeti sia riavvicinarsi ai lettori. Sono diversi anni che viene riproposto ogni volta prima del Nobel il nome di Bob Dylan, quindi c'è il famoso rapporto tra poesia e canzone. Tu come la vedi? I poeti sono molto gelosi e dicono: no, per carità, una canzone è una canzone, una poesia è una poesia. Io in realtà non la penso così. Credo che ci sono alcuni testi che, se gli togli la musica, fanno schifo, e alcuni testi che anche senza musica sono meravigliosi. Io ricordo da bambino sul sussidiario c'era la guerra di Piero, mi parve una poesia meravigliosa. E forse molto meglio come testo e come canzone. Sì, ecco, diciamo, sicuramente ci sono alcuni testi che insomma vivono di vita propria, e forse alcune canzoni devono più al testo che alla musica. Senti, nel corso della giornata magari viene un'idea, oppure c'è un momento preciso proprio della tua giornata in cui ti metti al lavoro? Ma io tradizionalmente ho sempre scritto magari la sera, nei momenti un po' di pausa dalla giornata, e non vorrei ritornare al luogo comune della musa che ogni tanto arriva. Poi è chiaro, se mi viene un'idea, l'appunto. Poi il mio metodo di scrittura personale, che ha una consolidata tradizione alle spalle, è di lavorare tanto su ogni singola poesia, quindi ci metto mesi e mesi, faccio tante versioni finché poi non sono soddisfatto. Quanto lavoro c'è allora dopo la cosiddetta ispirazione? Per me tutto, c'è la famosa frase che è Hemingway, 1% inspiration, 99% traspiration, quindi 1% ispirazione, il resto espirazione, sudore, traspirazione. Io più o meno credo sia così. Poi un po' di, insomma, ci vuole un'attenzione, bisogna sentirle le cose, non è semplicemente una cosa meccanica, però il lavoro poi sulla parola, una volta che hai avuto una buona idea, è fondamentale per darle la forma migliore possibile, quello che un tempo si chiamava labor lime, secondo la formula oraziana. Un'ultimissima battuta, veramente sempre in quest'ottica del riavvicinamento all'obiezione sensatissima di chi dice con i versi non ci si campa, o comunque magari si è un po' astratti, come dicevi tu in quell'osservazione di tua mamma, cosa si può rispondere altrettanto sensatamente? Ma diciamo, se uno, cioè, il pezzo fatto è Carmine non dant panem, lo sapevano già gli antichi, quindi se uno vuole vivere facendo il poeta, sbaglia, non vive, muore, no, insomma, morte racca. No, a parte gli scherzi, nessuno lo può fare di professione, va fatto per passione.
detto questo, non solo le cose che hanno un riscontro economico sono le cose importanti nella vita. Uno può fare un altro lavoro e poi scrivere poesia, leggere poesia, e da quel nutrimento dell'anima vengono fuori alcune delle cose più degne di nota che ha fatto l'uomo su questa terra.